Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione numero 14 del diritto in pillole. Oggi parliamo dell'incapacità relativa. Diamo una definizione. Gli incapaci relativi sono persone che si trovano in una condizione di incapacità non grave, tali che possono compiere atti giuridici validi come gli atti di ordinaria amministrazione e possono però provvedere solo in parte ai propri interessi. Per gli atti di straordinaria amministrazione sono assistiti da un curatore. Ricordiamo che gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli diretti alla conservazione del bene, come riscuotere il canone di locazione oppure effettuare delle spese per beni di consumo, mentre gli atti di straordinaria amministrazione sono diretti alla diminuzione o all'aumento del valore del bene, come la vendita o l'acquisto di un immobile. Esempi di incapaci relativi: il minore emancipato, l'inabilitato. Nello specifico vediamo cosa si tratta quando parliamo di inabilitazione. L'inabilitato è colui che è affetto da infermità abituale non grave, quindi un sordomuto o un cieco dalla nascita, oppure chi è affetto da prodigalità. La prodigalità è chi dissipa il proprio patrimonio. Chi abusa di bevande alcoliche o stupefacenti, come il drogato abituale o l'alcolizzato. Chi è affetto da imperfezioni o menomazioni fisiche. Quali sono le conseguenze? La capacità di agire risulta limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Per quelli di straordinaria amministrazione è nominato un curatore. L'atto posto in essere dall'inabilitato viene annullato su istanza dell'inabilitato stesso quando costui ritorna nelle sue capacità, degli aventi causa oppure degli eredi. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.